Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia al pesto con emulsione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manidoba, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, sale, pesto, per l'emulsione, olio, acqua e sale grosso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il lievito e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina manitoba, il pesto. Sale e facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in un contenitore, copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in forno spento per almeno 2 ore. La focaccia è ben lievitata, trasferiamola in una teglia rivestita con carta da forno. Prepariamo adesso l'emulsione. Mettiamo all'interno del boccale l'olio, l'acqua e il sale grosso. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi, antiorario, velocità 4. L'emulsione è pronta, trasferiamola in una ciotola. Con le dita facciamo dei fori. Pennelliamo su tutta la superficie l'emulsione. Lasciamo lievitare in forno spento per almeno 30 minuti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-25 minuti circa. La focaccia è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia al pesto con emulsione. Grazie e alla prossima ricetta!